Benvenuti all'ottava parte del gameplay di The Legend of Spyro A New Beginning. Continuiamo il nostro viaggio per trovare il drago Vector, che ci scoprirà altri attacchi elettrici. Avrete potenziato almeno la seconda volta l'attacco del fuoco, ossia vedete che è facilissimissimo sconfiggere questi tori qua, queste specie di tori. Infatti io che l'ho potenziato, per me che l'ho potenziato è molto facile. Infatti le energie si tolgono molto velocemente. Non vi preoccupate se alcuni mostri si credono chissà chi, perché in realtà sono facilissimi da sconfiggere. Ma ricordatevi di potenziare sempre questi attacchi raccogliendo le sfere blu. Io adesso finisco di potenziare questo attacco e potenziamo un po' l'esplosione, la bomba. Tra poco la completerò. Quando la completerò al massimo, e per completarla al massimo ci vogliono moltissime sfere gemme blu, questo attacco diventerà una bomba grandissima che sputerà altre bombe. Se trovate questa specie di torre, significa che non vi potete avvicinare, come è successo prima. Adesso usiamo la furia, che sembra che toglie chissà quanto, però in realtà toglie pochissimo, non lo so perché. Quasi per morire. Non capirò mai, ma proprio mai il motivo perché distruggono tutto quello che incontrano. Vabbè, continuiamo. O sono scemi, non lo so. Oppure mi vogliono fare entrare. Ecco, in realtà questa qua è una trappola. Quindi la scriviamo. Quindi non ci andate perché vi rinchiuderete, vi rinchiuderanno e appariranno dei mostri. Quindi se volete aumentare un po' di gemme potete andarci. Ma in realtà è solo una trappola. Ok, l'ho potenziata. Vediamo adesso com'è. Ok, la differenza si vede. Si vede che è molto più potente. Comunque, quando finirete il gioco, potete potenziare gli attacchi che non avete ancora potenziato. Quindi, se finite il gioco e poi dopo il filmato finale
dopo il segnale finale salvate la partita, il gioco ricomincerà da capo, solo che avrete tutti i poteri e potete potenziare tutto ciò che non avete potenziato. Attenti a quelle spine, che io continuo perché non ho molto tempo per registrare. Vabbè, ma voi se volete li potete sconfiggere. Questo qua lo sconfiggo almeno perché ci dà molta gemma. Ecco qui. Ok. Ecco. Sconfitto uno che si crede chissà chi. Con le bombe si autodistruggono. Questo gioco è tutto il contrario. Come vedrete la furia si riempirà molto ma molto facilmente. Ok, visto che si è fatto vedere l'immagine della memory card, quindi posso continuare. Ci vediamo nel prossimo video!